La sua storia politica familiare è ben nota. Il padre, Franco Antonio Genovese, già leader del Partito Democratico Siciliano, oggi forzista. Il nonno era Luigi Genovese, senatore della DC, cognato di Nino Gullotti, ministro della DC. Parlare di altro nel presentare l'ennesimo disegno di legge presentato da Luigi Genovese, deputato regionale di Forza Italia in Parlamento siciliano, darebbe spazio ai pregiudizi. Occorre in questo caso raccontare quello che si è visto, far cronaca, e allora facciamolo. Romano Prodi si presentava agli appuntamenti elettorali con un modernissimo pullman Gran Turismo. Rutelli, ex sindaco di Roma, si presentava addirittura con un treno tutto suo. Lui, Luigi, che potrebbe avere pullman, treni e navi, si presenta a Piazza Cairoli per presentare il suo ultimo disegno di legge, la regolamentazione dell'attività degli artisti di strada, con un bellissimo pullman anni 60 a carico di artisti. Ha improvvisato uno spettacolo con giocolieri, fuoco e musica. A seguire Luigi, questo abbiamo visto, decine di giovani che hanno fondato anche un'associazione. Ascoltiamolo. Abbiamo fatto partire oggi questa iniziativa e abbiamo colto anche l'occasione per porgere alla città gli auguri di Natale. L'idea è proprio quella di dare la possibilità a tutti i comuni della regione siciliana di fare un regolamento per l'arte di strada. Oggi purtroppo l'arte di strada non è regolamentata, mi rendo conto che diventa necessario un battesimo di questo regolamento da parte dell'Assemblea regionale tramite una legge. L'iter è partito, il disegno di legge è depositato, adesso si aspettano tutti gli adempimenti del caso, il passaggio in commissione, successivamente in aula e una volta che passa dall'aula la legge è ufficialmente tale e il Consiglio Comunale di Messina, ma anche delle altre province di questa regione, potrà cominciare ad avviare l'iter per scrivere questo regolamento. Scusi onorevole, quindi anche il sindaco De Luca con la sua ciaramedda non sarà più abusivo, potrà andare in giro tranquillamente dopo che sarà approvato questo regolamento? Teoricamente sì, il regolamento dice questo, che chiunque nel momento in cui il regolamento è approvato è libero di manifestare all'interno della città qualsiasi sfogo artistico. La ciaramella rientra tra questi.